Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Luvai Gessodo. Allora, abbiamo iniziato il video ridendo perché ho sbagliato 10.000 volte, perché stiamo facendo un video di fortuna per non farvi, Con un diciamo, ospite speciale. rimanere senza video. E oggi abbiamo un ospite speciale, ovvero La sodomamma. Sodomamma, ciao a tutti. finalmente vi presentiamo la mamma di Sodo. Allora, ragazzi, dato che la mamma di Sodo va molto matta per i tarallini, abbiamo deciso di provare a fare la ricetta. Speriamo che esca bene, che non escano delle pietre o roba simile, ma vogliamo, diciamo, farvi questa Un video ricetta. esperimento. Sì. Ecco qui, finalmente non ho L'abbiamo fatta. sbagliato. Ok. Che Vai, dobbiamo piccola sua. dire? Allora, sto Cosa bisogna fare? setacciando 500 grammi di farina, anche se in realtà ne bastavano 250, forse. Vabbè, ormai. Ormai, vabbè. Allora, 500 grammi di farina, 00, da setacciare. Vai di polso. Guardate quanto è bella, l'amore mio. Non abbiamo nel viaggio appunto il videomaker, il computer, le varie cose e quindi dobbiamo accontentarci di fare un video così. Allora, poi dobbiamo misurare quanti 180 grammi Sì, di di olio. olio. Mi raccomando, olio extravergine d'oliva, in particolare amo essere biologico. Ovviamente Eurospin. Allora, Ah, peraltro oggi non siamo nella cucina di casa Brindisi, ma siamo nella cucina della mamma di Soda. allora, così, così, 180 grammi. Avrai taralli per un mese, mamma. Se sono buoni ne porto un po' a Nora. Non sono pietre. Allora, 180, giusto? Sì. Allora, mi devo ricordare di schiacciare pausa e non di schiacciare il tasto, se no siamo rovinati. Se no, Sodo si arrabbia. C'è Eh già. una tazza di olio. Bluff. No! Vabbè, dai, 2 per due, grammi che in più. fa? Va bene. Ok. E poi che devo fare? La metto giù Allora, ora devi amalgamare. con un po' di sale. Sì, con un po' di sale. Un poco di sale. Amalgama, amalgama, amalgama. Quindi Poi così. devi prendere il vino. Così. Facciamo Sì, dovrebbero essere 10 grammi, lo dovevi così. Vabbè, pesare. Sì. a Male che va, non sentimento. sanno di niente. A sentimento. Quindi mo amalgamo, Sì, magari yes. faccio, prendo un coso di legno e faccio un buco. Faccio la fontana così. Sì, fai la fontana. Ok, e poi vado. Non c'è bisogno di lievito né niente, ragazzi, eh? Ok. Ora bisogna solamente amalgamare e fare la classica pallina dell'impasto. E poi bisogna aggiungere vino fin tanto che... Vino No, secco. sì, vino secco, fin tanto che non... come si dice? Non diventa, hai detto, elastico. Sì, che non diventa elastico. Ovviamente elastico no, che dovete usare come fionda, eh? Ok. Vai, Ciodo, vai. Poi faremo anche la parte dell'assaggio. Ovvio. Vabbè, raga, ci vediamo dopo. E intanto qui abbiamo un Pumba. Ciao, Pumba! E anche un Dodo. Saluta, Dodo. Ah, ecco Pumba che mi è uscito da sotto le gambe. Oh, che carini, guardate, ragazzi. Abbiamo anche la scena Love in questo video. Adorabili. Allora, ragazzi, Sodo sta continuando a mescolare e ora aggiungerà questo meraviglioso vino Negramaro del Salento. Quindi facciamo i taralli pugliesi, in particolare cacchitieddi, si dice in Brindisi, e con un vino pugliese, in particolare salentino.
Vero, Ceda? Che devo fare? Faccio una palla così? Sì, aggiungi il vino e inizia a fare appunto un impasto a palla. Che già è così? O Sì, amo. faccio No, adesso come già la quando palla? fai Ok, l'impasto del pane. quindi già. È solo che invece di usare l'acqua stai usando il vino. Dovresti Vabbè, raga. finirtelo tu. Ci vediamo dopo perché lo devo fare io. Allora, raga, ho dovuto aprire il vino a ciodo. Vai, 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 vai. Allora, quindi ne aggiungo poco per volta, no? Sì. Così. Come quando fai con. Così. Come se fosse acqua, mo. Ok. Speriamo solo di non ubriacarci a mangiare i tarallini. No. Poi devono bollire e poi in forno, no? Sì, poi Quindi dovete mettere una evaporerà. pentola con l'acqua e dovete bollire i taralli prima. Quando i taralli vengono a galla, li dovete togliere e li mettete in forno finché Così non quasi diventano dorati. lo passo qua e continuo sul piano. Sì. Ok, fammi lavare il piano. Fammi togliere i pomodori svizzeri. A più tardi. Allora, raga, l'impasto vi deve venire più o meno così. Bello Elastico così. elastico, morbidoso. E poi dovete fare dei piccoli serpentelli di 6-8 cm. Li chiudete come se fossero appunto dei taralli e li mettete a bollire. Allora, quindi prendo un pezzo di impasto, no? Yes. Così, no? Fai il serpentello. Faccio serpentello. Così. E Forse ne ho poi, preso se troppo ne hai preso spesso. troppo, sì. E Così. lo chiudi a tarallo. Sai Così. come si chiude un tarallo? Yes. E con tarallo, chiudilo bene, Così. amo. Sì. E No, con tarallino di Pumba! ciodo. Pumba vuole il tarallo. Pumba non ne può mangiare taralli, almeno per ora. Forse dopo gliene facciamo assaggiare uno. Diventa briaco. Con il vino si Cacchio, è sente vero. infatti l'odore di vino. Vabbè, raga, vi facciamo Così? vedere il prossimo step. Così, no? Sì, cerca di farli tutti dello stesso spessore, però. Oh, senti, Senti, se sono artigianali. Sono caserecci. Piccole Aspetta, cacatine di stai dodo. filmando? A Quindi ci dopo. stai filmando? Allora, raga, questi sono i taralli di Piccola Ciodo. Belli belli. E ora che sta bollendo l'acqua, Piccola Ciodo li butterà dentro. Una volta che verranno a galla, li toglieremo da lì e li metteremo in forno preriscaldato a 180 gradi. Aspetto ancora? Non lo posso buttare. No, buttali, dai. Questa è solo la prima. La prima serie, abbiamo fatto un po' troppo di impasto, ma vabbè, li regaleremo per tutti i parenti e amici svizzeri. Salutali. Ciao. Allora, raga, questi sono i primi. Ovviamente, man mano affineremo la tecnica. E ora che facciamo tutta la teglia, li inforniamo. A più tardi. Quasi quasi vi faccio vedere il lavoro completo, vero Ciodo? Sì, di solo quanto si devono informare per cuocere. Sì, 180 gradi in forno preriscaldato. E finché non diventano dorati, ragazzi, e poi li potete togliere. Giusto? A più tardi. Ecco la prima infornata, i nostri piccolini. Aspettiamo che diventino dorati. Intanto, la piccola Ciodo sta continuando il lavoro, io la sto aiutando. Vero? Allora, abbiamo finito di farli tutti. Alcuni sono ancora in forno. Ciodo si lava le zampe. No, sto mangiando. Abbiamo deciso di alcuni dei tarallini di farli con il peperoncino. Basta che nell'impasto aggiungete il peperoncino. Infatti si vedono i pezzetti di peperoncino.
Vi facciamo vedere l'opera finita. Intanto stanno ancora in forno gli altri. Allora, raga, il risultato è più o meno questo qui. Non so se vedete. Vedete come sono usciti belli dorati? Ovviamente ora, fra un po', faremo la prova assaggio. Quando sono freddi. Vero? Sì, questi sono attaccati tutti. A più tardi. Allora, ragazzi belli, questo è il risultato. Sono belli dorati. Però non vi diciamo come sono venuti, ma il risultato lo saprete in uno shorts di domani, vero, Chad? Dai un bacetto ai nostri amici. Va bene, ragazzi, questo video è terminato. Ci vediamo domani. Ciao ciao!